grande successo per la prima edizione del torneo di badminton Città di Scalea, che si è svolto domenica 13 ottobre nella palestra del liceo Metastasio della cittadina tirrenica, organizzato dal Badminton Club Filippelli alla presenza del vicepresidente della Federazione Italiana Badminton Carlo Beninati, del responsabile CONI del Tirreno Cosentino Aldo Gravino e del delegato regionale Adelino Liuzzi. Al torneo hanno partecipato 61 atleti di diverse categorie. La manifestazione è iniziata domenica mattina alle ore 9 con la disputa del torneo di doppio. La coppia composta da Luigi Izzo e Paolo Viola, rispettivamente dell'ASD Mediterranea e del Club Millennium, ha vinto il doppio maschile dopo un entusiasmante finale contro Mario Apicella e Mauro Santelia, entrambi del CAB Maiori. Nel doppio femminile ha avuto la meglio la coppia Doriana Delise del Badminton Club Sant'Agata e Consiglia De Simone del CSEN Penisola Sorrentina, che ha superato in finale la coppia di Cosenza del GSS Scorza Nelli Morrone e Oristei Oliveti. Nel doppio misto, senza nessun problema, si è imposta la coppia Luigi Izzo dell'ASD Mediterranea e Monica Nemoli del Picenzia Badminton Club. Nel pomeriggio si è disputato il torneo singolare maschile e femminile della categoria senior e under. Nei senior, Massimo Viola del Club Millennio vince al terzo set una strepitosa finale maschile a colpi di volani contro l'astuto Antonio La Rocca del Picenzia Badminton Club. Tra le ragazze under vince Oristei Oliveti contro la sua compagna del GSS Scorza di Cosenza. Tra le donne senior vince la bravissima Monica Memoli del Picenzia Badminton Club, che supera in finale l'ottima atleta Marianna Viola del Badminton Club Sant'Agata. Tra i ragazzi under si impone il solito Walter Pengue, ormai abituato a queste vittorie, che vince su Marco Belvedere del Badminton Club Filippelli. Alla fine tanti applausi per gli atleti e per chi ha organizzato in modo esemplare questo evento: Mauro Filippelli, Luisa Di Cristo e Roberto Tessaroli. Sono orgoglioso di aver organizzato questo torneo, che è il primo che noi facciamo a livello nazionale qui a Scalea, uno sport come il badminton che è poco conosciuto, però grazie a questo torneo speriamo di avere un maggiore riscontro qua in Calabria. Questo torneo a livello nazionale ci sono parecchi partecipanti, di cui anche molto di alti livelli, tipo di Serie A, c'è Izzo Luigi che è terzo in Italia, terzo classificato in Italia, c'è Monica Memoli del Picenta di Pontecagnano, che anche lei nei primi posti della Serie A d'Italia. Poi tanti ragazzini, il vero fulcro di questo torneo. E tutto sommato io sono soddisfatto, perché penso che il prossimo diventerà ancora meglio di questo. Siamo in compagnia del vicepresidente della Federazione di Badminton, dottor Beninati. Ci dica un po' di questo evento. Ma un evento intanto che viene fuori dalla grande passione. Dobbiamo fare i complimenti al Badminton Club Filippelli e al suo mentore, al Mauro Filippelli, che con grande passione, come dicevo poco fa, ha voluto fortemente organizzare questo primo torneo di livello nazionale nella provincia di Cosenza, Scalea, e in particolare poi nella regione Calabria. Noi abbiamo portato il badminton qui in questa zona 2 anni fa, e nel giro di 2 anni veramente la grande passione che l'amico Filippelli ha messo nel volere sviluppare questa nostra attività ha portato a dargli fiducia, e questa fiducia è stata ben ripagata. Oggi assistiamo a un torneo di livello internazionale e di livello nazionale, ma con 2 o 3 partecipanti che potrebbero ben comparire anche in un torneo di livello internazionale. E a livello nazionale invece com'è la situazione? Beh, a livello nazionale siamo oramai tra gli sport più diffusi, intanto a livello scolastico e a livello giovanile siamo il 5º sport in Italia per numeri di tesserati e di praticanti. E la nostra è una federazione che ancora si sta muovendo per cercare di portare il badminton su tutto il territorio nazionale, quindi in tutte le province.
siamo abbastanza a buon punto, ancora c'è tanto da fare e poi ovviamente abbiamo il livello tecnico, quello più elevato, che fa riferimento al centro di preparazione olimpica di Milano, dove abbiamo il Pala Badminton, quindi l'unica struttura che è stata costruita e realizzata per questo sport, e a livello internazionale stiamo cercando di far sì che i nostri ragazzi, partecipando a tutti i tornei, si possano qualificare alle Olimpiadi, e quello è il nostro obiettivo principale. Ci siamo riusciti due volte, ci siamo riusciti a Londra a Pechino 2008, a Londra 2012, cerchiamo di riuscirci per Rio de Janeiro. Monica Memoli qui a Scalea per il torneo di badminton. Come ti sei trovata? Mi sono trovata proprio bene, una bella palestra, una bella struttura, si gioca bene, quindi si possono disputare belle partite e siete molto socievoli ed accogliente proprio il posto, anche le persone. Grazie di averci dato l'opportunità di venire qui e di poter giocare il nostro primo torneo qui a Scalea.